Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, un incidente questa mattina lungo la E45 che ha portato inevitabili lunghe code. L'arteria è stata infatti chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni all'altezza di San Sepolcro. Lo schianto si è verificato in carreggiata sud, ma è stato necessario lo stop anche in quella nord per l'atterraggio del Pegaso. Nello schianto, che ha coinvolto due auto, sono rimaste ferite due persone. Un uomo di 69 anni portato con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi in codice giallo e un 42enne trasferito invece in codice verde al pronto soccorso di San Sepolcro. Sul posto anche squadre ANAS e forze dell'ordine. Restiamo in Val Tiberina, un bambino è caduto da una finestra di un centro accoglienza per richiedenti asilo ed è stato ricoverato alla Meyer di Firenze in gravi condizioni. È successo a Caprese Michelangelo in via Zenzano. Il piccolo è caduto da una finestra del terzo piano dell'edificio finendo sul prato sottostante. Sul posto un'ambulanza di Pieve e Santo Stefano, l'elisoccorso Pegaso di Fabriano e i carabinieri. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze. E un altro incidente in Val d'Arno, a Terranuova Bracciolini, questa mattina uno scontro tra un'auto e una moto. Ferito un motociclista di 35 anni, portato in codice 2 all'ospedale della Gruccia. Sul posto, oltre ai sanitari dell'emergenza urgenza, anche i carabinieri. E un altro scontro frontale tra due auto invece in Val di Chiana. Una donna di 48 anni è rimasta ferita e portata al pronto soccorso delle Scotte di Siena in codice 2. È successo lungo via Cassia Cesa. Sul posto sono intervenuti sanitari, carabinieri e vigili del fuoco. E proprio i vigili del fuoco questa mattina sono intervenuti anche in via Crispi, dove si sono vissuti attimi di paura poco dopo le 10. Un'auto infatti ha preso fuoco, era accostata alla corsia di destra quando dal cofano ha iniziato a levarsi un denso fumo grigio. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno spento le fiamme di fronte agli occhi di numerosi cittadini. E adesso ci spostiamo in Val d'Arno per tornare a parlare della vertenza FIMER. Ieri un nuovo incontro tra sindacati e Fondo Clementi all'interno dello stabilimento. A 12 giorni dall'udienza fissata per il 21 agosto al Tribunale di Milano arrivano rassicurazioni da parte di Clementi a seguito dell'incontro di mercoledì 9 agosto nello stabilimento FIMER di Terranuova Bracciolini tra i rappresentanti del fondo inglese e i sindacati. Clementi ha confermato la piena disponibilità di mettere risorse finanziarie necessarie alla ripresa produttiva, scrivono CGIL e CISL e UIL. Dice che sta lavorando attivamente per stringere i tempi dell'attuazione del piano, in modo da presentarsi al Tribunale di Milano con tutte le carte in regola per ottenere l'ammissione al concordato e avviare le attività industriali e produttive di supporto al piano concordatario. I 5 milioni che dovevano essere versati entro la scorsa domenica, infatti, non sono arrivati perché Clementi ha proposto nuove forme di investimento, ossia una cifra ben più consistente per garantire il pagamento di fornitori e rimettere in moto pienamente la produzione, ma senza depositare liquidità nelle casse della FIMER. I sindacati puntualizzano adesso di rimanere vigili e in attesa di sviluppi concreti, consapevoli, concludono, che occorre un'urgente iniezione di capitali per scongiurare infausti scenari. Parliamo adesso dei cattivi odori segnalati in varie zone della città. Il Comune di Arezzo annuncia oggi che è stata decisa la realizzazione di uno studio olfattometrico in grado di individuare con certezza l'origine delle emissioni. Il problema dei cattivi odori che insistono in alcune aree limitrofe alla città è sotto l'attenzione costante dell'amministrazione. Per capire le cause di un fenomeno comunque molto complesso, verrà affidata ad uno studio specializzato l'indagine per l'individuazione delle cause certe delle manifestazioni odorigene, per poterne poi trovare la migliore soluzione al fine di ridurre al minimo il disagio dei cittadini. Così l'assessore Marco Sacchetti annuncia la decisione presa dalla Giunta di procedere con l'incarico di uno studio
studio olfattometrico del tipo Hodorfeld Inspection, finalizzato all'individuazione di tutte le possibili fonti di emissione di cattivi odori che insistono nelle aree di San Zeno, Lepoggiola, Pontechiani, Ruscello, Battifolle e Olmo e della loro dinamica di diffusione e l'analisi dei diversi fattori scatenanti. Si tratta di un sistema complesso di indagine che prevede rilievi diversi e frequenti, analisi ed elaborazione dei dati dell'aria e dei dati meteorologici, misurazione dell'esposizione olfattiva sia per intensità che per persistenza, il tutto per una durata sufficientemente lunga affinché l'indagine sia rappresentativa delle condizioni complessive del sito in esame. Riteniamo lo studio uno strumento utile per fornire un riscontro ed una misurazione quanto più oggettiva possibile degli odori e per consentire di individuare con maggior sicurezza tutte le sorgenti emissive, anche a seguito, conclude Sacchetti, delle indagini fino ad oggi svolte, dalle quali non sono emerse chiare evidenze sulle cause delle problematiche segnalate. Nuova vita per le logge del grano con la concessione in uso gratuito all'Università di Siena. Vediamo il servizio. Aule per i corsi dell'Università e Open Space. Questa la nuova vita delle logge del grano. La Giunta Ghinelli ha infatti deliberato la concessione in uso gratuito dell'edificio all'Università degli Studi di Siena. Una decisione che segue la richiesta di utilizzo dei locali da parte dell'Ateneo come spazio aule integrativo, essenziale per l'organizzazione dell'attività didattica e accordata dall'amministrazione già a partire dal prossimo anno accademico. L'immobile ospiterà le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale di lingue e scienze dell'educazione e al nuovo corso di laurea attualmente nella fase progettuale inerente al turismo e le scienze della formazione primaria. Gli spazi ospiteranno anche le attività dei corsi di specializzazione per l'insegnamento, convegni nazionali ed internazionali. Abbiamo trovato la destinazione che più ci sembrava adeguata che il luogo, non più un'attività commerciale come era prima, ma una cosa più istituzionale in questo senso, e siamo ben felici di questa soluzione perché intanto riqualifica quell'ambiente e quella zona che obiettivamente non si poteva vedere un posto vuoto, e poi la riqualifica nel senso in cui volevamo noi, insomma, un tipo di attività non invadente, non invasiva, che comunque serve alla città. Ancora aperture straordinarie alla Casa Museo Ivan Mruschi, 2 giorni di visite gratuite in linea con Gallerie d'Italia. La cultura non va in vacanza e così anche ad Arezzo la Casa Museo Ivan Mruschi è pronta ad accogliere i visitatori con le aperture straordinarie per le giornate del 14 e del 15 agosto, visite ad ingresso gratuito in linea con le Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa San Paolo. Alla Casa Museo dell'Antiquariato Aretina, che custodisce l'eclettica collezione dell'illustre aretino, ideatore della Fiera Antiquaria, sarà possibile scoprire il nuovo percorso espositivo permanente da Pontorno a Fattori, le stanze dell'arte, opere delle collezioni Intesa San Paolo. Sono infatti arrivate ben 11 opere pittoriche dal patrimonio di Intesa San Paolo che adesso saranno in pianta stabile qui alla Casa Museo, e questo ci valorizza, ci arricchisce tantissimo con opere appunto che vanno dal 400 al 500, faccio qualche nome di artista importante come il Pontormo, il Bugiardini e poi un nucleo incredibile di opere dell'Ottocento. Visitabile anche la mostra fotografica La sottilità dell'aria, Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari. Far scoprire la città, il territorio di Arezzo tra 2 secoli, tra l'8 e il 900, è sicuramente una cosa che incuriosisce l'aretino, ma anche il turista che viene ad Arezzo oggi, nel 21 secolo, e capisce, diciamo, le trasformazioni che poi ci sono state e tutta la storia e l'arte che contraddistingue la nostra città. Il Museo dei Mezzi di Comunicazione ha ottenuto dalla Regione Toscana invece il prestigioso rinnovo del riconoscimento di Museo di Rilevanza Regionale, entrando inoltre da quest'anno a far parte del Sistema Museale Nazionale. Un'importante conferma del nostro impegno e del lavoro di valorizzazione della collezione museale della MUME che in quasi 18 anni di apertura, commenta Valentina Casi, la direttrice.
La qualifica è stata ottenuta rispondendo ai requisiti standard sulla qualità in ambito museale che riguardano accessibilità, fruizione, attività educative, catalogazione, ricerca scientifica ed eventi e molto altro ancora, da sempre al centro della programmazione del Museo Aretino. Andiamo adesso a Cortona, si chiude infatti con un grande successo la prima edizione della Cortona Piano Festival. Grande successo a Cortona per la prima edizione del Cortona Piano Festival, una rassegna che grazie ad un mix di interpreti prestigiosi e giovani talenti ha portato per qualche giorno la grande musica per pianoforte al centro della vita cittadina. Nella penultima serata l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani con Natalia Trull al pianoforte. Cortona is an unbelievable city, very nice, very special, and it's my first visit to Cortona, and by the way, theater is very good for a classical concert because the acoustic is very good, fantastic acoustic. The piano is very comfortable. The orchestra is very okay. Il festival si chiude nel giorno di San Lorenzo con un concerto dedicato a Luca Signorelli. Se dobbiamo tracciare un bilancio di questa prima edizione di Cortona Piano Festival, devo dire che è veramente un bilancio ampiamente al di sopra delle nostre aspettative, e penso che la città e la popolazione turistica abbia dato una splendida risposta alla nostra proposta concertistica e alla nostra proposta relativamente alla masterclass dei ragazzi. Gli eventi sono stati seguiti con attenzione da un pubblico di ogni nazionalità e anche di ogni età, perché abbiamo visto tanti bambini, ragazzi ai concerti, abbiamo visto persone ritornare a tanti eventi, sia quelli che avevano visto coinvolti i maestri, sia quelli che hanno visto gli allievi protagonisti, e quindi non potremmo essere più contenti. Speriamo e ci aspettiamo anche dal numero di prenotazioni che abbiamo visto che questa serata sarà veramente un degno coronamento di questo evento e che poi ci porterà domani a chiuderlo con il concerto finale dei ragazzi nel migliore dei modi. Cortona Piano Festival prende il via quest'anno, la prima edizione, siamo veramente molto felici di questa nuova edizione che dedica un intero concerto alla figura di Luca Signorelli, che quest'anno ovviamente per cui si celebrano i 500 anni, e credo che non ci possa essere omaggio più gradito che il concerto di Schumann in La minore, che è uno dei capolavori della musica classica. A Ferragosto a Bibbiano torna la cena con i piatti tipici della tradizione toscana e con la partecipazione del trio Beppe, Marco e Roby. Tutto pronto per questo Ferragosto a Bibbiano? Sì, tutto pronto. Quest'anno la rifacciamo dopo diversi anni, per via del Covid non è stata fatta, e anche perché c'erano dei lavori sulla piazza. Chi viene vedrà una piazza bellissima che ha fatto il Comune di Capoluna, e dobbiamo dare atto, è stata proprio finita in questi giorni, e quindi quest'anno per Ferragosto rifacciamo questa scena del paese per la festa appunto di Santa Maria Assunta, perché è Ferragosto, e poi la sera ci divertiamo a cantare logicamente. Ricordiamo come si può partecipare, perché è vero che è una tradizione, però appunto sono due anni che non c'è più. Sì, è cambiata rispetto agli anni passati, in cui chiunque veniva davamo così, e non è più possibile questo, perché il Covid bene o male è sopito, ma è sempre in essere, per cui si viene soltanto su prenotazione, ci sono un centinaio di posti di cui abbastanza già prenotati, e quindi si mangia al tavolo tranquillamente, senza dover fare file, senza dover fare assolutamente niente. Ecco, ma Renato ci sarà? C'è Renato, c'è Roberto e poi c'è il meglio che so io. Esatto. Insomma, canta che ti passa è un adagio che va sempre bene. Bravo, esatto, la cosa più importante, così non pensi assolutamente niente a tutti i problemi della vita che vengono tutti i giorni. Lei sa che in quel giorno noi saremo tutti all'Argentario per il palio, però insomma vi seguiremo a distanza. Va bene, via satellite, guardateci, dai. Ciao, ciao e buon Ferragosto a tutti. Si avvicina la 144esima edizione della Giostra della Saracino, in programma per domenica 3 settembre, e anche per questa edizione la vendita dei biglietti sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour attraverso il Click Giostra Day, che permetterà di prenotare online i biglietti e ritirarli presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra.
Il form di registrazione e prenotazione sarà attivato giovedì 24 agosto dalle 15 alle 18. Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 biglietti. La prenotazione sarà garantita ai primi 100 utenti. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle 9 del 28 agosto sarà possibile acquistare i biglietti sia per la giostra che per la prova generale in programma venerdì 1 settembre, sempre presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra. E adesso passiamo alla pagina dello sport, al calcio. L'emittente di Murdoch ha acquistato i diritti televisivi della Serie C assieme a Now. L'Arezzo tornerà così su Sky a distanza di 16 anni dall'ultima volta. La Lega Pro ha annunciato ieri sera che tutte le gare del campionato per il biennio 2023-2025 di Serie C saranno trasmesse sui canali Sky e streaming su Now. 10 mesi live e oltre 1200 incontri. Ed intanto ieri l'Arezzo è tornata anche sul campo affrontando in amichevoli il Trestina, da giorni ripescato ufficialmente in Serie D. Prime corse sul prato della comunale per Cosac, applaudito dai tifosi presenti. Fuori risaliti, poi sono andati a segno con i primi due tiri in porta, poi gli Umbri hanno accorciato le distanze prima dell'intervallo. Nel finale ci ha pensato Di Pasquale a centrare il bersaglio dalla distanza. Sentiamo adesso le parole di mister Indiani a fine match. Sì, aspettiamo sabato, poi la quarta settimana, sabato, ecco. Dopo sabato faremo un bilancio. Bisogna giocare più partite possibili per trovare la condizione ideale per la prima dei campionati. Oggi hanno fatto 60 minuti questi, sabato fanno 60 minuti gli altri. Abbiamo fatto due squadre miste e sta un caso se è venuta così. Sì, dobbiamo portare in condizione perché sicuramente è arrivato non essendo e speriamo di metterci il meno tempo possibile. Oggi la lista ha fatto 60 minuti di Rombini, sabato farà 60 minuti di altro. No, come in tutti gli altri ruoli mi piace anche avere lì. Non mi piace avere un titolare inamovibile e un dodicesimo chiara. Non ci faccio caso, è come dice il campionato, è più difficile, le squadre più importanti, ma sono queste, diciamo queste. Vediamo se poi è più difficile sarà ancora più bello, no? Ma l'adrenalina c'è sempre. Chissà se non c'era più l'anno scorso bisognava vincere in tutte le maniere di quest'anno. No, ma c'è sempre, c'è anche quest'anno. Quest'anno è un'altra cosa, quest'anno è calcio quasi vero. Lo scorso un po' meno, però l'adrenalina c'è sempre. L'Arezzo Calcio Femminile annuncia l'arrivo di Isotta Nicchi, attaccante proveniente dal Sassuolo, ha firmato con la squadra Amaranto fino al termine della stagione e tornerà così a vestire la maglia del Cavallino dopo l'annata 2016-2017, quando ad Arezzo mise a segno 11 gol in 23 partite. L'attaccante è già a disposizione del tecnico dall'allenamento di questo pomeriggio. E invece un addio, non senza dispiacere, per l'Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo. Igor Vasellovinovic non farà più parte del roster a disposizione di coach Evangelisti per il prossimo campionato. L'impossibilità di iscrivere a referto due giocatori di formazione non italiana, costretto dalla dirigenza e lo staff Amaranto ad una decisione particolarmente sofferta. Vasellovinovic, infatti, era stato un assoluto protagonista della scorsa stagione. E adesso la ginnastica Petrarca infatti è proiettata verso la ripresa delle attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Mercoledì 6 settembre, la data da segnare sul calendario per l'avvio della stagione sportiva, quando è in programma anche una giornata di porte aperte che permetterà ad ogni aspirante ginnasta di misurarsi tra giochi, esercizi e percorsi di diverse specialità. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.